contro le febbri intermittenti, contro i vermi da ragazzi e in grande si può leggere anticolerico. Conteneva una piccola parte di chinino. Il liquorista lavorava con le erbe come farmacista, convintissimo di darti un medicinale. Ancora oggi si vende l'amaro medicinale, Giulio, è un amaro. Poi, fra le varie bottiglie di bitter Campari esposte nei vari anni, nei vari decenni, ce n'è una che veramente è troppo forte, è questa. Questa bottiglia dimostra una cosa, gli italiani poco geniali, capaci sempre di aggirare gli ostacoli, superare gli ostacoli in ogni caso. Allora, la bottiglia è datata, eh? Tutte quante hanno una data, una volta appunto venivano datate, e qui è la data, vedete? 2 settembre 1929. La destinazione della bottiglia era, qua si legge, New York. In rosso su etichetta, for medicinal purposes, ad uso medicinale, quando nel 29 a New York c'era il proibizionismo. Non si poteva mandare assolutamente un alcolico in America. E Campari infatti mandava un medicinale. Come fare a girare un alcolico?